E partiamo da qui, Assessore. Allora, l'impegno della Regione su questo fronte, una strumentazione innovativa che arricchisce la sanità e che guarda al futuro. Sì, questo oltretutto è un altro bellissimo esempio di come possono essere impiegati in modo efficiente i fondi europei, perché comunque parliamo in buona parte proprio di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e di una delle quattro strategie di Smart Specialization, quindi strategie di specializzazione intelligente, ovvero salute e benessere. Il bando che oggi, insomma, i cui risultati noi oggi vediamo ben descritti, sono stati lanciati all'inizio di questa legislatura e sono già sperimentati dall'area Vasta 2, in particolar modo da Fabriano, e si tratta di soluzioni innovative nel campo della cura e del monitoraggio di pazienti che sono affetti di malattie oncologiche e che rappresentano anche un bellissimo esempio di sinergie tra pubblico e privato. Ecco, questo è sicuramente uno degli obiettivi che abbiamo voluto centrare con questo bando. È anche una grande opportunità che abbiamo dato alle aziende del nostro territorio di poter interloquire con le nostre strutture sanitarie. È, a mio avviso, questo un bellissimo appunto esempio di impiego efficiente di fondi europei, anche perché quando si investe in salute e benessere non si aiutano solo le nostre imprese marchigiane del settore a crescere, ma si cerca comunque, di questo sono convinta, di ridurre la spesa in ambito sanitario. Quindi, insomma, un bellissimo esempio di best practice che spero possa aiutare soprattutto i nostri cittadini marchigiani.